Christopher Nolan ha dato un'interessante digressione sui suoi gusti cinematografici nelle ultime ore. Se la sua ammirazione per i film di Stanley Kubrick era ben nota, lo stesso non si può dire per altri titoli che ha menzionato, che non ha mancato di suscitare una certa sorpresa. Durante la sua ultima partecipazione al ricco talk show dello spettacolo Eisen, il regista è stato infatti interrogato dal direttore di una domanda molto specifica. Cioè, qual è il film che, attraversato in televisione, lo avrebbe portato a mettere il telecomando per divertirsi fino alla fine? E la risposta di Nolan è stata completamente inaspettata. Quando c'è un vecchio film, voglio dire, qualunque cosa Kubrick, non posso fare a meno di ma. E inoltre, c'è anche una grande comunità. Ricky Bobby, non sarò mai in grado di cambiare canale in quel film. Questa rivelazione prese bruscamente la ricca Eisen, che chiaramente sorprese dal titolo di cui sopra rispondeva prontamente: scherzi a parte. Ricky Bobby, la storia di un uomo che sapeva contare in uno, è uno dei film preferiti di Christopher Nolan. È questo quello che stai dicendo? Christopher Nolan, in risposta ha mostrato una delle battute più note e iconiche del film: se non sei il primo, sei l'ultimo. Ricky Bobby, la storia di un uomo che sapeva contare con uno, è stata diretta nel 2006 da Adam McKay e vede Will Ferrell nel ruolo protagonista con lo stesso nome. Le commedie più amate del comico, che sono anche supportate dai nomi calibro di John C. Reilly, Sacha Baron Cohen, Michael Clarke Duncan, Amy Adams e Leslie Bibb. 2010, comedy of action basata sul personaggio dello schizzo degli schizzi del Saturday Night Live, concepito da Jorma Taccone, che a sua volta era una parodia di MacGyver. Nelle ultime settimane, il regista britannico non aveva inoltre fatto segreto della grande influenza esercitata dai film di James Bond sulla sua sensibilità cinematografica. In ogni caso, tale apprezzamento per l'amato commedia sulle corse con Will Ferrell era francamente senza contatto. Oppenheimer. Christopher Nolan ha appena vinto un record storico, picchiandosi George Pimentel, fonte mondo della bobina.